La cosa da fare poi è sviluppare la vostra lezione, giusto? Quindi sviluppare quella che è la lezione. Per sviluppare la lezione c'è un altro schema, ma avrei bisogno di altre 2 ore per farvelo vedere. Ve ne faccio vedere uno molto più snello e veloce, ok? Che è il classico schema a punti. Cioè, lo schema a punti come funziona? Guardiamo se vi lascia aprire una finestra. Allora, lo schema a punti funziona in questo modo. Quindi un secondo, vi faccio vedere. Allora, dai su, share, screen. Quindi, dopo che avete fatto la vostra introduzione, siamo arrivati qui, ok? Ora, in mezzo, io vi consiglio di utilizzare uno schema a punti. Che cos'è lo schema a punti? Ok, uno schema a punti prevede che in una lezione si vedono 3 cose: le more, i lamponi e l'anguria. Ok? Cosa dovete fare? Dovete prima di tutto elencare i punti, subito. Pum. Pum, pum. Poi riprendete ogni punto e lo associate con un esempio o con un caso o con una prova o con un qualcosa, ok? Quindi, molto semplice, questo è veramente uno schema molto semplice, cioè allora, sei carico? Bene. Per risolvere il problema dell'arrocco degli alfieri bisogna fare questo, fare questo, fare questo e fare questo. A, B, C, D, E, come se fosse un telegiornale. Nel telegiornale vi elencano prima tutti i servizi, poi ripetono il titolo e ve lo fanno vedere, giusto? Dovete far così anche voi, perché ammettiamo che ci sia un vostro allievo interessato alla parte 4. Poverino, deve aspettare 1 ora e mezza prima che voi arriviate alla parte 4. E intanto che aspetta si chiede, ma ci sarà una parte 4? Capito? Quindi, dopo l'introduzione, gli dite: buono, per imparare come si usano i pedoni, ti farò vedere lo schema 1, lo schema 2 e lo schema 3. Oppure, tutto quello che devi sapere sui pedoni è come muoverli, 1, come mangiarli, 2, come posizionarli, 3. Come muoverli? Allora, si muovono così, si muovono così, si muovono così, si muovono così. Come posizionarli? Piripim, 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 piripam. Come mangiarli? Piripim, piripim, piripim e piripam. Ok? Capito? I punti che voi gli date devono andare a mantenere la promessa e quello che gli avete detto. Ok? Quindi, nel mio caso, sul respiro, io gli dirò a Pietro: buono, per imparare a respirare dobbiamo imparare come si respira col torace, imparare come si respira col diaframma, mixarli tutti e due insieme, imparare la T più D e imparare a parlare utilizzando la T più D. Queste sono le 5 cose che dobbiamo fare oggi. Ora, iniziamo. Come si respira con il diaframma? Come si respira con il torace? Come si fa questo? Come si fa quello? Piripin, piripin, piripam, arrivo in fondo. Capito? Deve essere a blocchi. Uno, due. Uno, due. Non intrecciate gli argomenti. Non ripetete gli argomenti. Non fate un minestrone di argomenti. Ok? Uno,
2, 1, 2. Ogni argomento deve avere la sua prova, il suo caso concreto, ok? Deve avere il motivo, deve avere una prova molto forte, ok, di quello che gli andate, di quello che gli andate a dire. Qualsiasi argomento, ok? Ricordatevelo, qualsiasi argomento deve avere una prova, una base, ok? E soprattutto ordine. Tan. Prima li elencate. 1, 1, 1, 1. Non c'è mai una lezione. Ci sono tante piccole micro lezioni all'interno di una lezione. Capito? Fondamentale. Ok? Ricordatevelo, non c'è mai una lezione. Una lezione va sempre scomposta in tanti sottoargomenti che dovete fare dopo l'introduzione. Ok? E la conclusione, vabbè, la conclusione dovete solo ricordargli le promesse iniziali e come avete fatto a mantenerle. Ok? Quindi io ti avevo promesso questo e con questo puoi risolvere questo, io ti avevo promesso quell'altro e con questo puoi risolvere quell'altro. Ok? Questo è lo schema che io vi farei utilizzare per le vostre lezioni, ok? Per prepararle. L'introduzione, la parte centrale a punti con gli esempi associati e una conclusione che non è nient'altro un momento dove io ti dico guarda che questa era la promessa e questo è quello che abbiamo fatto insieme, ok? Mancano gli ultimi 15 minuti. Avete domande? Bisogna avere molta fantasia per creare tutta questa... lavorare questo. Bene di fantasia, eh? Questo è sicuro. Però è un conto lavorare di fantasia su un foglio vuoto, è un conto lavorare di fantasia seguendo i 6 step dell'introduzione o quello della parte centrale, capito? Poi vedrete che più lezioni farete, più vi verrà quasi automatico, ok? Ma all'inizio dovete proprio seguire questi passi, perché altrimenti è molto facile che tanti allievi li perderete, ok? Se non seguite, perché purtroppo è importante saper giocare a scacchi, è importante anche riuscire a veicolare. Emozionare quello che ti ascolta in qualche modo. Sì. Questo stiamo facendo. Sì, per forza. Più che emozionarlo, dagli un motivo per stare ad ascoltarti. Perché non perché vi ha pagato, allora vi ascolta, capito? Non è detto. Dovete proprio dargli dei veri motivi per cui uno vi deve ascoltare. E soprattutto tenerlo sempre up, dichiarandogli prima cosa state facendo e andando avanti, capito? Perché magari uno ti dice questa cosa la so già fare, ok, cambiamo, non c'è problema, ok? Però se non glielo dite prima, magari voi gli fate una lezione che questo poverino conosceva già, ok? È fondamentale. Qualcun altro? Scusa, ti dico su questo un po' come giustificare anche cose. Stavo con un ragazzino di 12 anni, imparava veloce, però per esempio... gli scacchi matti basici, che sono basicamente 3, o dopo la promozione del pedone, che è molto di tecniche memorizzare, io cercavo di fare più il modo sempre più facile, e dopo, quando si ripeteva, perché di solito uno deve lezioni dopo ripetere per capire se lui ancora sa quell'argomento, perché nella lezione te lo possono ripetere veloce perché è lì, minuti fa glielo hai detto. Però anche cercavo delle partite dove le facevo vedere come, avendo più pezzi, iniziano a mangiarsi i pezzi e arrivano a quella posizione. Così non le viene a lui messo forzatamente, e le dico, guarda, questi giocatori importanti in questa partita, per questo motivo, iniziano a prendersi i pezzi e arrivano fino qua. Esatto. Un po' come giustificando e mostrando che quello si fa, e così anche lui dopo in una partita può ragionare. Esatto, sì, fategli vivere quello che gli dite. Scusa, un'altra cosa che faccio è cercare cose esterne alle lezioni. Per esempio, se stava giocando un torneo importante di scacchi che te lo passano per internet tutte le partite, anche i commentatori,
Dico, se ti interessa e stanno giocando i migliori del mondo questo torneo, qua ti puoi collegare e puoi vedere. Certo. Tutti quanti. Guarda Alessandro, quello di far vedere i più bravi ci sta, ma soprattutto tu devi ingegnarti e lavorare per trovare il modo creativo di fargli vivere quello che tu gli stai raccontando. Devono viverlo, devono capirlo da soli, ok? Devono arrivarci da soli con le loro gambe, perché finché gli insegnanti continueranno a parlare e gli allievi continueranno ad ascoltare, non si andrà mai da nessuna parte. L'insegnante deve parlare e l'allievo deve vivere su se stesso le parole dell'insegnante. Nel momento in cui le vive, allora non se le dimentica più. Edugere significa tirare fuori, non immettere, sì. Tirare no. Fuori. E più che tirare fuori, accompagnare nel fargli scoprire quel concetto. L'insegnante non deve dire concetti, perché altrimenti non si chiama insegnante. Sai come si chiama? Libro di testo. Ok? L'insegnante è nato per accompagnare lo studente e fargli vivere sulla propria pelle quel concetto. Voi oggi avete, se sono stato bravo, vissuto sulla vostra pelle quanto è importante fare un'introduzione buona prima di spiegare un argomento. Io ve l'ho detto, ma ve l'ho fatto vivere questo momento, se ci sono riuscito. Ma questo era il mio intento, poi magari non ci sono riuscito. Ma la mia lezione era strutturata così. Dirvi delle cose, ma no, un insegnante non può dire delle cose, perché altrimenti voi le leggete, io vi mandavo le slide e era finita lì. L'insegnante deve essere capace di prendere per mano l'allievo e fargli vivere quello che ha appena detto. Questa è la chiave. Come si fa? Io con il public speaking lo so fare. Ok? Gli schemi arrivano fino a un certo punto. State negli schemi, ma soprattutto dovete avere voi l'energia e la forza di sperimentare, avere il coraggio di sbagliare. Come posso far vivere gli schemi dei pedoni al mio allievo? Con dei cioccolatini, magari? Sto inventando, eh? Disponendoli con dei cioccolatini, magari? Ok? Con degli elastici? Con dei Lego? Con dei fogli? Con della carta velina? Cioè, questo fa l'insegnante. Non può ripetere. Perché tutti gli insegnanti ripetono. E il nostro lavoro non è così. Il nostro lavoro non è così, non è più così, non è più così, capito? L'insegnante deve far vivere la prova, deve accompagnare e lo studente mentre vive si rende conto della lezione. Lo so che è difficile con gli scacchi, figuratevi con la parola o con altre cose, è molto complesso, ma è il vostro lavoro, ok? Non lo può fare nessuno al vostro posto. Complessi loro. Aggiungiamo la creatività e l'ingegnosità che ci dobbiamo mettere. Yes. Allora abbiamo capito il quadro. Esatto, esatto. È fondamentale per essere eccezionali, secondo me. È fondamentale per essere eccezionali. Perché sono tutti capaci di spiegare gli scacchi dicendo le regole e facendole vedere. Imprimere, okay? Qualcosa, lasciare impresso, imprimere. Fargli vivere i pedoni alla persona. Fargli vivere la regina alla persona. Come si fa? È affar vostro, ma è compito mio spiegarvi che si può fare, ok? Che ci sono degli schemi con cui questa cosa si può raggiungere. L'introduzione a 6 step è uno di questi, ok? La tecnica per la parte centrale è un'altra, ce ne sono tante, ma si può fare. È solo un cambio di mentalità, eh? È proprio un cambio di... è un change di testa, ok? Dove io non mi metto più a parlare e l'allievo non ascolta. O ascolta, io mi metto insieme a lui a fargli vivere un'esperienza tutte le volte. È complicato, certo, ma è quello che serve se volete che l'allievo ritorni. Parola mia, esperienza mia personale, io di allievi ne ho 400 solo sul teatro e più di 5.000 sul public speaking. È facile preparare una lezione? No, ok, ma una volta che l'hai preparata, è quella, eh. Cioè, quella è, non è che la cambi ogni 5 minuti, eh. Ti ci vuole tanta ricerca. La standardizzi. La standardizzi, poi è quella. Poi è quella. Almeno l'energia che hai sprecato. È lì.
Io ci sono lezioni che faccio da 5-6 anni, sempre uguali, ok? E non ho problemi a dirlo, perché sono fottutamente perfette, vanno a far vivere un qualche cosa all'allievo. Io mi concentro magari non su modificare quelle vecchie, ma su crearne di nuove, con lo spirito di quelle vecchie. Questa, per esempio, è una lezione nuova, ok? Che l'anno scorso non facevo, per esempio, perché è uscita questa ricerca e ho cercato di farvela vivere, ok? Se io venivo qua e con delle slide vi comunicavo i 6 step, ma quanti mai di voi l'avrebbero fatto, ok? Nessuno al mondo. Soprattutto se non vi obbligavo a provare con gli scacchi, cioè mettere a terra subito, ok? Vivere subito l'idea che l'introduzione è importante. Questo è il lavoro di un insegnante. Non ripetere i 6 step, perché sennò c'è il libro, capito? È fondamentale, fondamentale. Ok? Altro? Sì, io penso che sia molto importante il far vivere. Io mi rendo conto benissimo. Faccio un esempio agli scacchisti. Io posso dire che nella mia esperienza di istruttore i finali spiegati e basta, non se li ricorda nessuno se non li giocano. Nel momento che iniziano a giocarli è un modo in cui li vivono quel finale, no? Per fare un esempio, parte che anche nelle lezioni lo facciamo, ma tutti sabato partecipiamo a un torneo di una posizione di finale. Che non è il classico torneo dall'inizio della partita, ma si parte da quella posizione lì. Che poi diventa una scusa anche per le lezioni, per fare una lezione collegata a quel finale lì e così. Faccio l'esempio dei finali perché personalmente, nella mia esperienza, io li ho sempre visti come quella cosa noiosa. Non lo so voi. E le aperture come le consideri? Entusiasmanti? io dico... No, voglio dire, se tu dici la mia esperienza, le aperture... saranno ancora più noiose. Ma allora, per un attimo, io le aperture non le so proprio, io dico dei principi. No, ti voglio dire, però un'italiana non gliela fai? Spiego i principi. Cosa me ne frega a me se lui sa che voglia dall'italiano? Sai i principi. Mio parere personale, non voglio andare a... Chiaro. Chiaro. Che dici, Daniele? Gliela regaliamo una settimana in speakers? Vabbè, sarebbe fantastico. Allora, fate così. Vi arriva un super regalo, ragazzi. Facciamo una lezione con lui? Allora, io è bellissima. Allora, io ho una piattaforma. Io adesso vi metto nei 7 giorni. Questa qui, se voi ci andate, spero che voi clicchiate il link. Fate pure la prova. Io ho creato una piattaforma piena di video sulla parola. Oltre ai video, però, 3 volte a settimana ci si trova e ci si confronta. Tipo insegnanti che dicono io questa lezione la faccio così, piuttosto che cosa. Scacchisti non ho nessuno per il momento. Però, no, Daniele, scusami, te, ma tu non vieni mai alle arene, scusa. Non ce la faccio. Scusa, tu alle arene non vieni mai. Hai ragione, ma non ho mai tempo io, hai ragione però. Allora, ecco, se volete fare una prova della piattaforma, ok, basta che clicchiate qui, speakers.it, e fate, inizia la prova, ok? Ecco, riceverete poi, perché è tutto in automatico, riceverete delle mail dove vi chiederanno di sbloccare tutti i contenuti. Sono 27 euro al mese o 16 euro al mese. Ignorate le mail, vi fatela se non volete entrare, che non vi interessa, così. Però tutti i contenuti della prova vi restano per sempre, capito? E sono molto importanti, c'è la fase centrale, ci sono tante cose, i vestiti, il respiro, lo yoga, c'è dentro veramente di tutto. Quindi, se volete, speakers.it, guardate, vi faccio vedere. E così vi potete beccare una settimana. Allora, non so se riuscite a vederlo. Sì. Ecco, questo è speakers. Quando avrete i dati potrete fare accedi, altrimenti voi qui fate, vedete, qua ci sono tutte le materie che affrontiamo, ma ce n'è tantissime, quando voi, qua ho tantissimi studenti ormai, prova gratis, mettete il nome e la mail e dovete stare molto attenti perché ricevete subito, ecco mi raccomando, nessuna carta. Una volta lì entrate anche nel gruppo Telegram,
ok, della, della scuola, e avete una settimana gratuita. Chiaramente avete una trial, cioè, piccoli modelli, però sono veramente parecchi. Per voi poi vi può bastare solo lì. Ecco, quindi questo è un qualcosa che secondo me potreste... Cosa dici, Daniele? Ecco, non siete come Daniele che avete sbloccato tutto l'accesso, perché lui è milionario, capito? Mi ha detto, scusa, però quantomeno... la prova la potete assolutamente fare, e ecco, riceverete, se poi non volete entrare, vabbè, riceverete delle mail, ma la cosa è finita lì, ok? Quindi non vi succede nulla. Ok, io avrei finito. Grazie. Perfetto, Andrea, ti ringrazio. Okay. Li possiamo mollare? Cosa dici? Sì, allora, domani tra l'altro abbiamo la giornata tutta scacchistica. Perché io purtroppo domani ho il vaccino. Quindi non mi hanno spostato giovedì, mercoledì ho saputo che domenica avevo il vaccino, e quindi ho dovuto... Non c'è problema. Domani abbiamo la giornata tutta scacchistica, quindi è tutta molto pratica domani per voi. La mattina con il maestro Fide Vincenzo Manfredi, che avete conosciuto già oggi, pomeriggio con il maestro Riccardo Dall'Otto. Quindi domani è la giornata scherzistica. Magari mi collego anch'io, che è la volta buona che imparo qualcosa. Porca. Ecco, collegati volentieri. Allora, per sicurezza che non ci siano problemi con l'altra stanza, facciamo così. La stanza rimane sempre questa, allora. Ok? Prima avevate un altro link. Usate sempre questo qua cui siamo adesso. Va bene. Ok, domani allora. Benissimo. Allora ci vediamo. Andato bene, grazie oggi. Grazie. Sì, devo uscire, Daniele, se no non possono dirti se si sono stufati. No, il bici, capito? Ok. Grande, diciamo, ragazzi. Un punto dove sei uscito, tranquillo. Esatto. Appena sono uscito lo... Oh, è stato un piacere. Io, se volete, vi aspetto in speakers, altrimenti ci vedremo l'anno prossimo, quando farete la scuola ancora. Io sarò felicissimo di tornare. Ok? Grazie, Andrea. Grazie, Daniele. Grazie a tutti. In bocca al lupo per l'esame. Fate i bravi. Ok? Grazie. Ciao. Bene. Ok, spero che sia andato bene. Sia man mano che alla fine, se avete feedback, se avete qualunque cosa, scrivetemi, mandatemi, fatemi sapere come va, fatemi sapere cosa mettere, cosa togliere, tutto, che cerchiamo di venire incontro. Ok, ma una domandina, forse magari un po' prematuro, o forse sono io ancora in modalità universitaria, l'esame sarà simile a questo qua d'ingresso, un po' più corposo, o... Sarà simile a quello d'ingresso, ma non c'è solo scacchi, ci sono anche altre materie. Quelle che avremo fatto durante... Quelle che avremo fatto. Non è... Bisogna anche prendere punti, bisogna... Attenzione, non c'è nell'esame le lezioni del giorno dell'esame, cioè della domenica, cos'è, 3-4... Cioè le lezioni della domenica 4 luglio, quelle lezioni lì non sono nell'esame, in modo che non è che abbiate... Ma che possiamo dirvi? Ve lo spieghiamo intanto dopo, okay? Quindi l'esame sarà soprattutto su quando fatto questo weekend, cioè oggi, domani, e il prossimo weekend, sabato, domenica 26. E sabato prima... Ma fondamentalmente il grosso di quello che c'è nell'esame è oggi, domani, sabato 26, domenica 27. L'esame verterà su queste cose. Ok. Quindi bisognerà anche prendere appunti, ma okay. Ho finito le lezioni, adesso riparto qua. Esatto. Sì. Potete prendere appunti, sappiate che avete le registrazioni. Tra l'altro oggi, col fatto che hai lasciato la stanza, vi troverete tipo 4 registrazioni diverse, che ho dovuto interrompere, riprendere, cose varie. Conto che domani siano un po' più lineare con la registrazione e basta. Ok, va bene, grazie. Ok, perfetto. Allora, domani alle 10. Buona serata. Com'è? Domani alle 10. Domani alle 10 sempre a questo indirizzo. Perfetto. Ciao. Ciao. Grazie. Perfetto. Grazie a te. Sì. A qualche volta, Daniele, se vuoi giocare online, visto che mi